Commento per commento, vedi il tuo primo campionato Superbike dal di fuori, favoriti i tuoi personali, una visione complessiva di questo nuovo campionato? Ma secondo me i valori in campo sono quelli che abbiamo visto alla prima gara, quello di Aprilia sono forti, guidano bene, ormai conoscono la moto, l'Averty, Vindoli è nuovo, ma hanno un'esperienza, una squadra, insomma, hanno ereditato una squadra e una moto molto valida. Non sarà così il campionato, perché ci tengo a precisarlo, già gara 2 che sarà ad Aragon sicuramente non sarà per la vittoria Melander e Sainz, che non li abbiamo visti veramente in gara 1, per uno incidente e un altro hanno avuto un problema al polso anche durante le prove, dunque erano un po' infortunati. Sono sicuro che uscirà fuori anche la Ducati, che ha fatto una moto veramente bella da vedere, ma non è ancora al 100%, è nuova e è molto futuristica, hanno intrapreso una strada molto diversa rispetto agli altri, questo monoscocco alterale con la sospensione laterale messa orizzontale, qualche problemino ce l'hanno, però come avranno provato la quadra torneranno a far bene. Per quanto riguarda invece la MotoGP, come vedi quest'altro mondo, un anno in cui ci sono delle novità sostanziali, c'è il ritorno di Valentino Rossi in Yamaha, un duello che si sta nuovamente infiammando, come ti sembra insomma? Beh, la MotoGP, non so, 10 anni fa era una MotoGP a colori, adesso è un po' più bianco e nero, perché forse non vive di dualismi, cioè sì, ci sono i spagnoli che c'è il dualismo spagnolo, ma l'italiano vuole un altro italiano che combatta, non so, con Rossi, Biaggi, Capirossi, e questo manca. E come lo vedo? Vedo che quest'anno Rossi ha realizzato la moto campione del mondo, dunque avrà una possibilità per far bene, però gli altri, Lorenzo, Marquez e Pedrosa, non gli regaleranno niente. E non sarà semplice, perché lui sta sfidando la generazione nuova, perché molta gente non pensa che quando arriva nel nuovo e ha 7-10 anni meno di te, è la generazione nuova che devi sfidare con altri parametri. Quello è un punto di riferimento per lui, che ormai entra nella parte un po' più di, non dico dei vecchi, ma non del nuovo, dovrà misurarsi con, non so, il 19enne Marquez che arriva e vuole spaccare tutto il mondo, sarà difficile.